Buongiorno, Marco. Non ti sarei mica dimenticato che oggi viene Laura. E invece sì. Mamma mia, non hai neanche rifatto il letto. Ma è un divano letto rosi, Marco. Con un semplice gesto puoi sistemare il letto. Far sparire i cuscini e riporli nell'apposito contenitore. E avere finalmente indietro il tuo bellissimo divano rosi. Ah! Ed ecco Laura. Ciao, Laura. Dai, Marco, non restare lì impalato. Il divano letto rosi è l'ideale per gli studenti e per le aspiranti giovani coppie, con animali al seguito. Mi dispiace, Marco, sembra che qualcuno abbia già rubato il cuore di Laura. Ma tranquillo, sul divano rosi c'è posto per tutti e tre. Mondo Convenienza, la nostra forza è il prezzo.